E rieccoci ragazzi, bentornati sul nostro canale di Tutto Tech. Allora, oggi come promesso continuiamo ad approfondire quanto Miki vi ha già illustrato benissimo, ma in maniera molto generale, sulla stampante G-Tech A10 Pro. Ok? Giusto, è scritto lì davanti. Fatti guardare. E adesso appunto Michele vi farà vedere la prima accensione, che cosa fare, come iniziare a stampare, insomma, come se voi siete riusciti finalmente a montarla e adesso dovete iniziare a stampare qualcosa, perché appunto l'obiettivo è quello, se no che l'hai presa a fare una stampante 3D? Assolutamente. Quindi, importantissimo ragazzi, non vi costa nulla, iscrivetevi al canale, ci teniamo tantissimo, stiamo crescendo sempre di più piano piano, ma noi cresciamo. Dai, diffondete il verbo, cioè trattiamo qualsiasi argomento di elettronica, quindi è un argomento che comunque interessa un po' di persone. Esatto, poi anzi se avete anche dei suggerimenti su ulteriori argomenti che vi piacerebbe trattare sul canale, noi siamo sempre aperti a qualsivoglia proposta che venga fatta. Allora, qualche richiesta c'è stata. In auge sta tornando il famoso Broadlink. Ci stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare sempre più tempo per poter... Io ho disinstallato il Broadlink in punto, appunto in previsione del fatto che in tanti ce l'avete chiesto. Quindi rifaremo tutta l'installazione del Broadlink eccetera eccetera per poter vedere, perché in tanti ci avete detto che l'app è migliorata in maniera esponenziale. Faremo una prova come al solito oggettiva e cercare di capire appunto se ci vogliono ancora 8 ore e mezza oppure facciamo una cosa molto più veloce. Speriamo bene. Speriamo sia un video di 8 minuti. E avete fatto tutto, vi rimane solo da guardarvi la nostra sigla! Avete montato la vostra stampante e finalmente non vedete l'ora di accenderla. Ma attenzione, prima di accendere la stampante, Marco, guardate dietro l'alimentatore. La levetta deve essere verso il 230 volt, perché se la impostate qua o vi siete dimenticati ed è impostata qui, quando la accendete avete fritto la stampante. Quindi la prima cosa da verificare è questa. A me è arrivata già che era su 230. E sono andato tranquillo, però è una cosa da sapere, molto importante. Collegate l'alimentazione direttamente alla presa asciugo, noi adesso abbiamo utilizzato una ciabatta, dopodiché la stampante si accende con il tasto rosso che trovate qui. L'accendiamo, si accende il display. Queste sono le informazioni iniziali. Allora, troverete la scritta che la stampante è pronta. Questi zeri sono da quanto tempo è partita la stampa, quindi un timer della durata della stampa. La SD, quando avete impostato il tipo di stampa che vi serve, l'ha già caricata al 100% con tutti i progetti. Questi sono gli assi XYZ, come si dovrà muovere, la temperatura del piatto e la temperatura invece dell'ugello. Cliccate questa manopola ed entrate nel menu. Siete nella home page, diciamo, della stampante, cliccate sul manopolone ed entrate dentro. La prima cosa da fare prima di poter stampare è cliccare su Prepare, dopodiché se cliccate su Auto Home il piatto e tutta la stampante si posizioneranno nell'angolo e quella è la parte iniziale, la home diciamo. Fatto questo potete andare in Level Corner, praticamente il livello degli angoli. Ogni qualvolta voi fate questa funzione, inserite qui sotto il foglio che trovate sul piatto, quindi qui, inserite il foglio e verificate che il piatto sia orizzontale, quindi sia in piano. Una volta fatto questo angolo, cliccate di nuovo qui e la stampante porterà l'ugello verso il prossimo angolo. Questo per quanto riguarda tutti gli angoli e così avete fatto la calibrazione del piatto. Torniamo indietro. Se invece volete fare un movimento, come vi dicevo nel precedente video, a mano, disabilitate gli steppers e potete muovere sia l'ugello sia il piatto manualmente, in modo tale da farlo andare in maniera concentrica fino al centro, così potete effettuare una registrazione del piatto, passatemi il termine, un po' più nel dettaglio.
torniamo qui al menu. Adesso finalmente avete fatto tutte queste operazioni preliminari e diciamo che avete già salvato il vostro progetto sull'SD. Quindi fate print from SD e qui, come potete vedere, girando la manopola andate in giù e ci sono tutti i progetti che io ho salvato all'interno dell'SD. Vi basterà semplicemente selezionarne uno e una volta selezionato questo file che vi interessa, cliccate, inizia a riscaldare il piatto fino a 65 gradi impostato e dopodiché inizierà a riscaldare l'ugello. L'ugello partirà da questa parte, farà una striscia di prova, dopodiché andrà al centro e inizierà ad effettuare la stampa. Il piatto si sta iniziando a riscaldare e quando le temperature verranno raggiunte partirà la stampa. Questa è la matassa. La matassa solitamente vi arriva in un sacchetto. Il sacchetto conservatelo, è molto importante, e soprattutto le bustine di silicio. Più ne trovate meglio è. Mettetele sempre all'interno del sacchetto in modo tale che la bobina, ogni volta che avete finito di stampare, la riponete all'interno della busta di plastica, la chiudete con all'interno anche il silicio. Questo permetterà alla bobina di non prendere umidità, perché se dovesse prendere troppa umidità, lungo andare inizierà a rovinarsi e quindi dovete buttare via la bobina. Mettete la bobina sul reggibobina, il filo lo srotolate, lo fate scendere fino alla guida che c'è qui, lo infilate qui dentro in questo foro, premete questa linguetta, spingete il filo, passerà all'interno di questo tubicino bianco. Quando arrivate qui in fondo, spingendo, sentirete che fa resistenza, quindi non si può più andare oltre, e a questo punto avrà raggiunto l'ugello. E adesso andiamo a vedere la procedura per poter far partire una stampa. Il piatto, come potete vedere, ha raggiunto la temperatura che gli ho impostato di 65 gradi. Nel frattempo l'ugello sta raggiungendo la sua temperatura di 220 gradi. Vedete come va abbastanza veloce. Sta estrudendo, come potete vedere lì dietro è sceso un po' di filo e la stampante fa la prima linea di prova. Quello che potete sentire è il rumore che fa la stampante. Non è silenziosissima. Sicuramente consigliamo di tenerla in una stanza. Se poi fate stampe magari che durano 5, 6, 8 ore, converrà tenerla in una stanza a parte, chiusa, in modo tale che non vi disturbi se fate andare la stampa di notte. In questo momento sta preparando un portachiavi della Apple. Quello che potete vedere qui sul display è da 5 minuti che sta andando e ha per adesso fatto il 3% della stampa totale. Qui potete vedere le variazioni dei numeri che sono l'asse X, Y e Z, perché appunto vi dà l'indicazione di come si sta muovendo. Se durante il processo di stampa vi accorgete che la stampa non ha aderito bene al piatto o ci sono problemi di qualsiasi tipo, ora vi faremo vedere come poter bloccare la stampa in corso. L'oggetto che doveva venire fuori comunque è questo. E adesso vi facciamo vedere come bloccarla. Mentre state procedendo con la stampa, vi accorgete che qualcosa non va, cliccate sul tasto, scendete, stop print. La stampa si blocca immediatamente. Ed ecco qui. Procede in avanti in modo tale che vi dà la possibilità di staccare quello che stava venendo. Come vedete, aveva già fatto il contorno della mela, stava iniziando il riempimento, la foglia l'aveva già fatta. Quello che vedete intorno è un piede per poter tenere in maniera più stabile la stampa. Qualche consiglio: dopo aver effettuato la stampa e rimosso il pezzo direttamente dal piatto di stampa, potete pulire il piatto di stampa semplicemente con Scottex, acqua e poi gli date una passata con uno Scottex asciutto. Nel momento in cui poi accendete la stampante, i residui di acqua andranno ad evaporare grazie al fatto che il piatto si surriscalda. Questi erano i consigli e la dimostrazione su come poter utilizzare per la prima volta una stampante di questo tipo, ma comunque è abbastanza generalizzato, non ci sono grosse differenze con le altre. Se avete bisogno di maggiori dettagli, scrivetemi pure qui sotto nei commenti. Lasciamo qui sotto nei commenti il link per poter acquistare la stampante, qualche bobina che abbiamo provato e riteniamo soddisfacente. E direi che per questo video è tutto, ci vediamo ai prossimi. Ciao ragazzi! Ciao!